è terminata con il risultato di 4-1 la sfida tra Palermo Futsal Club e Oratorio San Giovanni Battista. Siamo qui con uno dei migliori in campo, se non forse il migliore in campo della sfida, Alisu Gionne. Per te 3 assist, un gol su 4 totali, insomma sei entrato su tutte le azioni del Palermo Futsal Club. Ti chiediamo subito un giudizio sulla prestazione. Allora, eravamo ben concentrati come squadra, buonasera a tutti. Intanto eravamo ben concentrati nella fase difensiva, ma forse un po' nella fase offensiva abbiamo peccato sotto porta. Però non mi so giudicare la mia prestazione, però va bene così. Adesso bisogna aggiornare le tue statistiche perché sei a 5 partite, 5 gol, 8 assist, insomma dei numeri da capogiro. Ti chiedo qual è il tuo obiettivo anche da qui a fine anno? No, il mio obiettivo personale non ce n'è, non vivo per questo, vivo più che altro per dare gioia ai compagni e a coloro che ci seguono e la squadra, per arrivare alla fine dell'anno a un risultato positivo del campionato. Prima di questa partita l'Oratorio San Giovanni Battista era una formazione all'ultimo posto. Hai notato tutta questa differenza, visto anche il risultato di 4-1 che non è stato molto largo? Allora, loro rispetto alle altre partite che ho visto c'erano forse elementi nuovi ed erano abbastanza organizzati e avevano nelle gambe molta corsa. È venuto, forse è mancato da parte nostra la corsa rispetto alla loro corsa, che è stata più fluida. Tante occasioni create in questa partita, soprattutto nel primo tempo, però pochi gol. Cosa è successo lì davanti? Magari c'era poca concentrazione rispetto alla squadra che andavamo a incontrare, vedendo la loro classifica. Magari abbiamo peccato di umiltà. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima partita contro il San Gregorio Papa, una sfida che sarà importantissima anche perché sarà nuovamente al Tocia qui alle 18.30. Ti chiedo come la preparerai in settimana e cosa ti aspetti dagli avversari? Allora, in realtà forse non ci sono per la prossima partita, però la prepareremo come tutte le altre, ben concentrate, perché loro sono una squadra ben attrezzata, quanto mi dicono, non la conosco a dirti la verità. Però la prepareremo ben concentrate come tutte le altre. È terminata con il risultato di 4-1 questa sfida di campionato tra Palermo Futsal Club e Oratorio San Giovanni Battista. Una gara che forse ha impressionato dal punto di vista degli avversari, perché la classifica diceva primo posto contro ultima della classe. Non è stato così in campo. Siamo qui invece con Filippo Alario, direttore commerciale dei padroni di casa. Ti chiediamo subito, ti aspettavi questa prestazione da parte dell'Oratorio? È stata una partita molto combattuta, l'Oratorio ha giocato, è stata una bella partita, i nostri ragazzi come sempre hanno dominato, infatti il risultato dice tutto, 4-1 è stato veramente un grande risultato, come sempre. Adesso invece parliamo un po' dal punto di vista tecnico, perché sono arrivati 2 gol per il Palermo Futsal Club, poi hanno accorciato le distanze la formazione ospite, poi il 3-1 da parte di Francesco Catania. Quanto è stato importante dal punto di vista psicologico? È stato molto importante, anche perché, ripeto, gli avversari hanno giocato, non sono stati fermi, hanno giocato, se la sono sudata, però naturalmente vince sempre chi fa più gol, in questo caso siamo stati noi. Adesso invece nelle interviste pre-campionato si chiedeva quale fosse l'obiettivo del Palermo Futsal Club. Quasi tutti, se non tutti, hanno risposto vincere il campionato. Al momento sono 15 punti, 5 vittorie su 5, 6 su 6 in realtà, se si contasse anche quella contro il Futsal Emiri. Ma l'obiettivo quindi è veramente qualcosa di credibile, voi ci credete? Certo che ci crediamo, partita per partita, il nostro obiettivo è solo uno, vincere. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima gara contro il San Gregorio Papa, una formazione che arriverà proprio al campo del Tocia, quindi 2 consecutive in casa per il Palermo Futsal Club. Come la preparerete in settimana e se vi aspettate qualcosa di specifico dagli avversari? La preparazione sarà sempre quella, determinati tutti, tutti concentrati, i ragazzi ogni volta che giocano ci mettono il cuore, lavorano tanto di cervello e segnano.